Ciao bambini, oggi voglio proporvi la costruzione di un piccolo teatro che potete usare per raccontare le vostre storie preferite o inventare addirittura voi stessi facendo i disegni e inserendole nel teatro. Il materiale che vi occorre è il seguente: una scatola di cartone, colori, tempere, colla, forbici, ritagli di carta colorata, una taglierina che dovrà usare esclusivamente la vostra mamma o papà. Infatti, per fare questo lavoro avete bisogno dell'aiuto di uno di loro. Sul lato più largo della scatola tracciate con un pennarello un rettangolo leggermente più piccolo di un foglio A4, quelli che usiamo per fare i disegni, e ritagliatelo. Otterrete così una finestra frontale che vi servirà per mostrare i vostri disegni o personaggi. Per abbellire il teatro, nella parte superiore applicate un pezzo di cartoncino con delle forme ondulate. Nella parte superiore realizzate un taglio lungo quanto un foglio A4. Vi servirà per inserire i disegni o i personaggi. Ora che il teatro è quasi terminato, potete iniziare a colorarlo. Scegliete voi i colori, o se volete potete anche foderarlo con carta colorata. Io ho aggiunto alla finestra del teatro le ante, così si può chiudere. Le ante le ho rivestite con della carta regalo e ho inserito due nastrini per fissarle, per poterle chiudere. Il teatro è terminato, disegnate una storia, aprite le finestre del teatro, inserite dal taglio nella parte superiore il vostro disegno. Per facilitarne la presa attaccate con lo scotch due pezzetti di cartoncino e raccontate la vostra storia. Potete utilizzare più disegni. Con questo teatro potete utilizzare anche le marionette, ritagliando i personaggi delle favole che avete disegnato e attaccandoli su degli stecchini di legno. Inserite i personaggi dall'alto e iniziate a raccontare la vostra storia. Buon divertimento, bambini! Ci sentiamo la prossima volta. Ciao!